A tutti, buongiorno, buongiorno. Mentre i partecipanti si aggiungono all'aula, io vi saluto. Benvenuti a questo terzo webinar del ciclo che abbiamo progettato e studiato per il percorso, per come dire, dare dei chiarimenti, delle indicazioni nel percorso di attuazione delle nuove linee guida per i dati aperti. Questo è il terzo appuntamento di tre. I precedenti sono stati realizzati il 6, il 30 ed il 6 di, il 30 novembre e il 6 di dicembre. Ricordo a tutti che potete visionare il materiale e i video dei precedenti webinar nella pagina Eventi PA che abbiamo dedicato al ciclo. Oggi ci occupiamo del framework europeo di riferimento e quindi di un approfondimento specifico sulle linee guida per la qualità dei dati. Pubblicate appunto dal Publication Office della Commissione europea. Faremo poi un approfondimento sul framework di riferimento dei dati territoriali e chiuderemo poi con una presentazione di Agid che farà un po' luce su una nuova attività che si vorrebbe attuare, che si sta progettando di avviare per i primi del prossimo anno, che riguarda proprio la costituzione di una community della rete federata dei referenti dei portali open data delle amministrazioni, sia regionali che nazionali che comunali. Ecco, stiamo progettando una community per lo scambio appunto, di informazioni, di modelli, di buone pratiche e quindi per, come dire, affrontare un po' tutte quelle che sono le problematiche di attuazione che faranno riferimento appunto alle nuove linee guida per i dati aperti. Vi dicevo che appunto in precedenza ci siamo occupati il 28 novembre degli strumenti di ricerca dei dataset all'interno dei portali nazionali ed europei, con poi degli approfondimenti a livello sulle iniziative e su progetti che sono in corso a livello territoriale ed europeo. Nel corso invece del webinar del 6 abbiamo fatto un approfondimento in particolare sulla componente legata alla trasparenza e dei rapporti tra appunto nuove linee guida e trasparenza e gestione documentale, proprio perché sappiamo essere un tema molto importante per le amministrazioni. Nel webinar di oggi, ecco, questa è l'agenda che vi ho linkato, parleremo, come vi dicevo, delle Data Quality Guidelines, del framework per i dati di interoperabilità e della presentazione di queste iniziative, di questo progetto Agit. Io non prendo altro tempo e lascio la parola ad Antonio Rotundo che ci inquadra un po' il tema e ci illustra un po' diciamo, da dove è partita questa idea, no, di approfondimento e in particolare appunto sullo stato di avanzamento del percorso di approvazione delle linee guida che appunto consideriamo appunto per i primi del prossimo anno di riuscire a portare a termine e quindi di avviare tutta una serie di attività di accompagnamento e di assistenza alle amministrazioni che poi devono appunto adeguarsi e adottare operativamente le nuove linee guida. A te, Antonio, la parola, un 5-10 minuti di introduzione dell'argomento e poi passiamo agli altri ospiti della mattinata. Grazie intanto. Grazie Ugo, Ricordo a tutti, buongiorno a ah, tutti. scusami, No, sc scusami prego, Antonio, prego. ricordo soltanto, ci teniamo 10 minuti o un quarto d'ora per le domande finali, prevediamo una ventina di minuti di interventi ai relatori, quindi se riusciamo vorremmo tenerci qualche minuto per uno scambio così di chiarimenti, dubbi, perplessità che possono venire dai partecipanti. E aggiungo che poi al termine del webinar e quindi nel primo pomeriggio realisticamente potete trovare
tutti i documenti e i materiali che sono stati presentati nella mattinata insieme al video verranno pubblicati sulla pagina Eventi PA del webinar di stamattina. Tutto qui. Vai Antonio, a te. Grazie di nuovo Ugo e buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione, che è stata in tutti questi tre webinar abbastanza numerosa, per cui è evidente, diciamo, l'interesse verso queste tematiche, anche perché poi c'è, come si diceva, la novità delle linee guida Open Data che ad inizio del nuovo anno, quindi auspicabilmente pubblicheremo e quindi saranno poi vincolanti, diciamo, per tutte le pubbliche amministrazioni e per i soggetti che devono seguire e implementare le indicazioni della direttiva Open Data e del relativo decreto di recepimento. Come diceva Ugo, in questi tre webinar abbiamo approfondito alcuni aspetti che sono in alcuni casi anche collaterali, se volete, all'apertura e all'utilizzo dei dati, ma sono importanti perché comunque sono richiesti dalle normative di riferimento. Prevediamo, ma ovviamente ne daremo comunicazione a tempo debito, di fare un nuovo ciclo di webinar con un nuovo anno. In quel caso, ovviamente speriamo che saranno già state adottate le linee guida. Il nuovo ciclo sarà molto molto più operativo, per cui per tutti gli aspetti e tutte le fasi che abbiamo identificato nel processo di apertura vorremmo dare delle indicazioni molto operative alle pubbliche amministrazioni in modo tale da supportarle e affiancarle nell'attività di apertura, proprio per consentire e garantire un riuso efficace. Che possa effettivamente poi creare valore e quindi indurre sviluppo e tutto quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato di Open Data. In quest'ultimo webinar, quindi prima delle vacanze di Natale, affrontiamo i tre temi, i tre aspetti che citava Ugo nell'introduzione. Lo abbiamo ripetuto diverse volte, ma come sapete nelle linee guida noi abbiamo evidenziato per ogni sezione quali sono le indicazioni che sono anche per facilitare, diciamo, l'implementazione delle linee guida stesse, abbiamo evidenziato quali sono le indicazioni che devono essere obbligatoriamente seguite per applicare correttamente il decreto e la direttiva Open Data. Poi ci sono delle indicazioni che non sono vincolanti, ma che se seguite magari consentono di rendere ancora meglio e di percorrere, diciamo, un processo di apertura più efficace. E una terza aspetto che abbiamo curato è quello di indicare come risorse utili, l'abbiamo chiamato risorse utili, tutti quei documenti, linee guida nazionali, europee, materiali vari, che possono essere utili alle amministrazioni e in generale a tutti i soggetti interessati per implementare ancora meglio le linee guida e quindi le indicazioni sugli open data. Praticamente l'approccio che abbiamo seguito è che quando esistevano ed esistono dei documenti di riferimento che già dettagliano molto bene alcuni aspetti, abbiamo evitato di ripetere o di creare nuove regole, nuove indicazioni, ma abbiamo indicato semplicemente il riferimento da seguire. È il caso del primo documento, della prima risorsa utile che sarà presentata dalla collega del Publications Office della Commissione europea, che è proprio il Data Quality Guidelines. C'è un documento di riferimento europeo che nelle linee guida, se avete visto la bozza che abbiamo pubblicato per la consultazione pubblica, viene citato diverse volte proprio per richiamare le indicazioni che sono presenti in questo documento e quindi dire che non le ripetiamo nelle nostre linee guida nazionali, ma è utile seguire quelle europee. Lo abbiamo fatto per esempio per i formati, per cui le
le indicazioni, le raccomandazioni, i suggerimenti sui formati in alcuni casi sono presi direttamente da questo documento, sia riportandole per intero, sia eventualmente facendo solo il riferimento. Un secondo focus sarà quello sui dati territoriali. Come sapete, anche questo l'abbiamo ripetuto in diverse occasioni, i dati territoriali in Europa hanno un framework di interoperabilità molto consolidato, che è rappresentato dalla direttiva Inspire, su cui a livello nazionale si sono innescati una serie di attività proprio per applicare questa direttiva e per applicare poi le norme nazionali che ne sono derivate o che in molti casi erano anche antecedenti alla direttiva. Per cui oggi faremo proprio in questo nell'approfondimento faremo una sorta di sintesi sulle attività che sono state condotte per quanto riguarda i dati territoriali. Ovviamente saranno indicate anche quali sono le ultime novità su cui si sta lavorando. Questo perché proprio la direttiva Open Data, ma ancor di più il decreto di recepimento, chiarisce molto bene qual è il rapporto tra le due direttive e quindi tra i due profili giuridici, cioè tra la direttiva Open Data e quella Inspire o le norme nazionali che si devono applicare. E si dice chiaramente che per i dati territoriali ovviamente devono essere applicate le regole relative a quel framework di interoperabilità. Come sapete, in Italia ci sono state diverse attività per la definizione di modelli dati, a partire dal database geotopografico, su cui poi si sono innescate una serie di estensioni che saranno comunque poi raccontate nella presentazione del collega Donnaloia. Ovviamente, se i dati territoriali sono anche dati dinamici o dati di elevato valore, guardando la bozza del regolamento della Commissione europea sui dati di elevato valore, vediamo che molti dati territoriali sono anche dati di elevato valore, ovviamente si applicano anche quelle regole per dati dinamici, dati di elevato valore e così via. E nella presentazione si farà vedere come alcuni dati territoriali sono per esempio anche dati dinamici. Chiaramente poi le regole Inspire si applicano a metadati, dati e servizi, però poi lo abbiamo già visto nel primo webinar. C'è un'interoperabilità, un'azione di interoperabilità tra il catalogo dei dati geografici e il catalogo dei dati aperti, dati.gov.it. Dati.gov.it, che è quindi il portale nazionale dei dati aperti, che poi viene arvestato, tra virgolette, cioè i metadati nazionali vengono poi raccolti nel catalogo europeo data.europa.eu, che poi sarà anche citato e presentato nella prima presentazione. Quindi ci sarà qui in questo webinar questo focus sui dati territoriali e poi affronteremo anche alcuni aspetti diciamo più organizzativi, nel senso che nelle linee guida si affrontano anche gli aspetti organizzativi, si dà un ruolo particolare al responsabile per la transizione digitale, l'RTD, a cui si raccomanda di dare il ruolo di costituzione del gruppo di lavoro che si occuperà nell'amministrazione dei dati aperti, però è necessario che questo RTD e il gruppo di lavoro in cui ovviamente dovranno essere poi coinvolti i responsabili tematici, quindi che gestiscono dati nelle varie unità organizzative, si evidenzia che è necessario creare un raccordo e un coordinamento tra tutte le figure della pubblica amministrazione che si occupano appunto di digitalizzazione della PA, quindi conservazione, responsabile conservazione documentale, responsabile. È chiaro che poi sarà molto utile ed è molto utile che si crei una rete anche tra le pubbliche amministrazioni, in modo tale, come diceva anche Ugo, da condividere buone pratiche, esperienze,
e anche eventualmente criticità, perché magari uno stesso problema può essere comune a più amministrazioni, se qualche amministrazione l'ha già risolto, attraverso questa azione che può nascere nelle community e quindi in questa rete che vogliamo creare, è chiaro che la soluzione poi può essere condivisa più facilmente. Ci è capitato anche recentemente che un'amministrazione ci chiedesse supporto per un problema, per esempio nell'implementazione di un catalogo dei dati aperti, un'altra amministrazione aveva risolto, quindi noi abbiamo fatto da tramite tra queste due amministrazioni. È chiaro che se questo si fa attraverso una rete, attraverso una community, queste soluzioni possono essere riutilizzate, diciamo, da più amministrazioni che eventualmente non ci dovessero chiedere supporto. Proprio per questo, come si diceva, stiamo creando queste community nell'ambito di una piattaforma già esistente e consolidata, che è la piattaforma dedicata agli RTD, che si chiama Rete Digitale. E nell'ultimo intervento, quindi, presenteremo come vogliamo procedere in questa attività di costruzione di questa rete, cosa fare per partecipare a questa rete e tutte le attività che in questa piattaforma possono essere svolte e possono essere messe a fattor comune. Quindi come introduzione io ho finito, ovviamente poi ci aggiorniamo più tardi anche per le domande in chat. Grazie. Grazie, grazie a te Antonio, grazie dell'introduzione. Chiederei ora a Agar di aprire, eccola la webcam, perfetto il microfono e quindi procediamo con l'illustrazione del suo intervento. A te la parola Agar, 20 minuti. Grazie. Prego. Buongiorno. Allora, grazie per l'introduzione. Mi chiamo Carla Mental e lavoro per EDATEurope.eu, il portale dei dati aperti europei, che, come diceva Antonio, noi facciamo una specie di metacatalogo dove vengono arrestati sia i portali nazionali che pubblicati dati dalle istituzioni europee. E quindi magari se voi pubblicate i dati su un portale del comune che poi viene raccolto dal portale nazionale, noi dopo prendiamo anche il vostro locale catalogo, un insieme di c'è un portale che raccoglie, attualmente ci abbiamo sui 1.500.000 dati aperti per dare un punto unico di accesso ai cittadini, a tutta questa miriade di dati. E in più, non so se conoscete il portale, però ci trovate anche tanti storie, notizie, abbiamo il Data Academy con tanti corsi disponibili online per approfondire alcuni aspetti. Segnaliamo qualche evento che anche non organizzato da noi che può essere interessante da seguire e quant'altro. Quindi vi inviterei a visitarlo, volendo. Per oggi volevo parlare delle linee guida per la qualità dei dati pubblicato da noi e mi sento di dover spiegare il perché. Come dicevo, noi siamo un portale di metadati, cioè noi raccogliamo la descrizione dei dataset pubblicati da tante organizzazioni pubbliche. Quindi non, diciamo di nostra iniziativa non andiamo a, non, neanche conserviamo noi i dati, noi li descriviamo, però questa pubblicazione è nata dal fatto abbastanza ovvio che anche se io fornisco tutti i dati descrittivi sui dati che presento, ma i dati stessi sono di scarsa qualità, questo impedisce in una maniera molto importante il loro utilizzo. E quindi è nato questo progetto finanziato dal programma ISASquare, che adesso è continuato come l'Interoperable Europe, quindi l'Europa interoperabile. Il principio che adesso andrò ad esplorare un po' sono i principi FAIR, che sentite nominare perché noi facciamo uso da anni di questi principi per valutare soprattutto i metadati. Però in questa pubblicazione abbiamo fatto l'esperimento di approfondire come possono essere utilizzati per valutare i dati stessi.
E quindi che sono i principi FAIR? Però forse prima una parola sui metadati, perché è una parola che ripeterò molte volte, sono semplicemente informazioni sui dati. Per esempio, se pensiamo a un libro, diciamo, quello che vedete sulla copertina, quindi il titolo e il nome dell'autore, fisicamente non fa parte del testo del libro, però è chiaro che è molto necessario per capire di che cosa stiamo parlando. Oppure un barattolo di passata al supermercato, sull'etichetta sappiamo che cos'è, quando scade, chi è il produttore, eccetera. Stessa cosa con i metadati sui dati, perché se abbiamo una tabella di dati, ma non ha un titolo, non sappiamo minimamente che cosa sono, a che cosa riferiscono. Quindi, parlando dei dati, è ancora più essenziale dare queste informazioni, specialmente se pensiamo che spesso non vengono consumati da persone, ma da altri computer. Quindi, i principi FAIR. Quindi, l'iniziativa GoFAIR nasce dal basso all'alto, da un gruppo di soprattutto di scienziati, utilizzatori di dati e da organizzazioni accademiche ed altre, e volevano creare questo standard per promuovere e facilitare l'utilizzo, l'accesso e l'utilizzo dei dati. Quindi si chiama FAIR proprio perché parla di findability, quindi reperibilità, accessibility, interoperability e reuse. E quindi il primo aspetto, la reperibilità, richiede che, come avete già sicuramente intuito, i dati siano ricchi di metadati, e che siano messi in un posto dove è possibile ricercarli. Quindi, anche se io metto dei dati ricchi di metadati in un sito che non ha un motore di ricerca e nessuno lo conosce, è abbastanza inutile per il riuso. E un altro aspetto che viene citato è l'utilizzo di identificatori persistenti e univoci per quanto possibile. E poi vi farò vedere nella prossima slide un esempio di questo. I dati devono essere disponibili, cioè accessible, quindi la cosa migliore è se sono dati aperti e l'accesso è diretto, che non è necessaria neanche la registrazione, per esempio. Però adesso, sicuramente anche pensando al nuovo atto sulla governance dei dati, e dobbiamo prendere in considerazione anche i dati non aperti, e quindi sarebbe importante, per esempio, fornire comunque informazioni su a chi potrà essere concesso l'accesso e come bisogna chiederlo, eccetera, eccetera. I dati devono essere interoperabili, quindi nel più possibile devono seguire dei standard semantici per rappresentare i concetti che descrivono. In questo senso è molto consigliato usare dei vocabolari controllati e condivisi, nonché dei standard descrittivi, e questi vocabolari sono quelli migliori, sono quelli che loro stessi seguono questi principi FAIR. Quindi, per esempio, questo di nuovo, parlando di macchine che poi consumano questi dati, se io dico a un computer che sedia e poi parlo di una chair, il computer non può capire che parlo dello stesso concetto. E quindi ancora una volta lì, con i vocabolari controllati, usando un identificatore universale per un concetto, la comprensione del concetto di cui sto parlando è molto più facilita, è molto facilitata. Però ecco, nei dati stessi, se io uso per descrivere un paese, per esempio, uso la lista dei paesi curata dall'ufficio per il quale lavoro, è bene comunque mettere il nome del titolo della colonna, non chiamarlo identificatore esterno, ma chiamarlo proprio la lista country dell'ufficio delle pubblicazioni, perché così è molto chiaro di che cosa sto parlando. E il riutilizzo, il quarto aspetto, è lo scopo di questi principi.
Faccio un attimino, un deep dive, approfondisco un attimino due cose di cui stavo parlando. Gli identificatori, vi faccio vedere un esempio dell'uso che l'Agenzia Centrale di Statistica dell'Unione Europea, l'Eurostat, fa di questi identificatori. E vediamo nella prima slide, come un dataset, una collezione di dati chiamata con questo identificatore sul loro portale. Lo stesso identificatore utilizzato poi per registrarlo sul Crossref, sul data site, cioè la registrazione che cura la registrazione dell'identificatore DOI, cioè il Digital Object Identifier. Quindi sono tutti identificativi che cominciano con doi.org/ e questo codice univoco, vabbè, un'organizzazione che aiuta a monitorare le citazioni in altra letteratura e risorse di questi oggetti digitali. E con lo stesso identificativo, se io faccio la ricerca sul nostro portale, dato Europa EU, e trovo sempre lo stesso dataset. Quindi vedete in tre piattaforme diverse, come un identificatore mi punta alla fine allo stesso oggetto digitale, facilitando la comprensione che stiamo parlando della stessa cosa. Ho menzionato l'unità del nostro ufficio che cura i vocabolari, giusto qualche parola in più su quello che fanno. Vi invito a visitare il sito. Loro curano tanti tanti vocabolari, sia tante liste create proprio dai colleghi, ma anche dando spazio a modelli di dati più estesi, pubblicati curati da altri, ma pubblicati da noi. Sono vocabolari fatti secondo lo schema SKOS, il Simple Knowledge Organization System, è uno standard creato dalle W3C, il consorzio del web, per organizzare appunto questi concetti, ma ogni concetto è disponibile in tutte e 24 lingue dell'Unione Europea. E poi c'è anche lo strumento Vocbench, che è uno strumento fatto in collaborazione con l'Università Romana di Tor Vergata, che vi aiuta a creare, modificare, aumentare vocabolari seguendo lo schema SKOS. E in basso troverete anche il contatto per contattare i colleghi. Ok, una delle prime cose che dice il nostro manuale è che non è assolutamente obbligatorio, però è un buon uso usare un piano per la gestione dei dati quando sin dall'inizio della creazione dei dati, perché un piano per la gestione dei dati è un buon strumento per aiutarci a definire i processi necessari per esempio, determinare quale livello di apertura che i dati hanno e quale standard utilizzare per descrivere e curare questi dati, dove vanno pubblicati e dove vanno conservati, cioè i repository sia dei dati che i metadati, perché non sempre sono necessariamente gli stessi, e può indicare quale formato o servizi di dati conviene utilizzare magari per istanze specifiche di dati. Avendo un piano di gestione di dati è anche una buona occasione per decidere e indicare a quale punto della produzione andrebbe misurata la qualità dei dati e dei metadati. Quindi parlando un attimino di formati, quindi qui andiamo un attimino a citare quello che forse avete sentito nominare, sono le 5 stelle dei Linked Open Data. Chiaramente parlando dei dati non sempre parliamo di linked open data, però se i dati sono pubblicati per esempio sul portale dei dati aperti italiano, un po' linked sono già, perché i metadati sono forniti usando dei standard condivisi. Questo schema è stato curato da Tim Berners-Lee, che forse avete sentito nominare, considerato da tanti il padre del web,
dove vedete, parlando quindi di documenti pubblicati sul web, quindi già aperti perché pubblici, comunque è importante valutare il livello di apertura. E al livello più basso, con una sola stella, chiaramente abbiamo il PDF perché anche se pubblico, il riutilizzo è molto difficile. Come due punti abbiamo per esempio dati tabulari, dati strutturati, però fatti con un formato proprietario come Excel. E al terzo livello, cioè come con 3 stelle, già abbiamo cioè io cercherei di cominciare da lì. 3 stelle è già direi un numero di stelle sufficienti e parliamo quindi di dati strutturati, però pubblicati con un formato aperto, perché questo facilita e non impedisce il riutilizzo. E al livello successivo, quindi a 4 stelle, abbiamo il RDF, che è un altro standard del W3C, dove i dati sono descritti usando le triple. Non vado troppo in dettaglio, però vuol dire che per dire qualsiasi cosa sui dati uso degli identificatori unici, delle proprietà o attributi e poi dico quello che voglio dire su questi dati. E il livello superiore, però è ancora non è facile, molto facile da raggiungere, cioè abbiamo l'RDF che però aggiunge dei link ad altri dati simili. E ho aggiunto nella slide il link a un data story pubblicato recentemente da una mia cara collega sul portale, che dà un'idea un po' più approfondita di che sono i dati, il link Open Data. Adesso andiamo un po' a vedere nel dettaglio la pubblicazione. È divisa in più parti, però la prima parte dà dei consigli generali che sono applicabili a tutti i dati, a prescindere dal contesto, perché è un po' difficile generalizzare sui dati, nel senso sono molto dipesi dal contesto in cui vanno pubblicati, però sotto i gruppi dei principi FAIR possiamo dire alcune cose che devono sempre essere osservate e possono sempre essere osservate. Quindi, come dicevamo, per il discorso della reperibilità è bene fornire i metadati seguendo uno standard. E quindi quando parliamo degli standard, in questo caso DCAT Application Profile è lo standard per eccellenza per descrivere dati, e lo standard dice già quali dati sono da fornire necessariamente, quali sono consigliati e quali sono opzionali o possibili. Quindi prendiamo un attimino la seconda classe, quindi dati consigliati o recommended, come lo chiama, vuol dire che atteso che vengano forniti, per non fornirli dovete avere un buon motivo, mentre quelli non obbligatori o opzionali, questi veramente dipendono dal contesto, quindi in alcuni casi è bene usarli, in altri casi è completamente irrilevante. Quindi tenetelo presente se prendete uno standard specifico quando dati richiesti non sono forniti, ci deve essere un valido motivo. E come minimo penso che si può benissimo dire che almeno il titolo, la descrizione, la classificazione tematica, chi pubblica i dati e la copertura temporale e geografica, cioè geografica e temporale, scusate, devono essere indicati. Un altro consiglio generale, specialmente per i titoli e descrizioni, non usare acronimi e abbreviazioni perché non sappiamo chi è che va ad utilizzare questi dati e se questi significano qualcosa per loro o meno. Per l'accessibilità, chiaramente dati aperti il più possibile. Se usate i servizi di dati, per esempio API, è ben usare API già aperti e conosciuti e standardizzati. Poi mettere in atto degli strumenti che possono monitorare l'accessibilità della risorsa nel tempo, quindi i URL dopo qualche anno possono essere inaccessibili e bisogna tenere presente di
uno monitorarlo e poi gestirlo, e dare, fornire più tipi di formati possibilmente aperti alla stessa risorsa può sempre facilitare il riuso. E l'interoperabilità, quindi parliamo a livello di web, pensando quindi sono le stesse raccomandazioni, cercare di codificare il testo come UTF-8, e per le date questo è sempre un problema perché ci stanno vari modi distinti per classificarli, favorire l'ISO 8601 o comunque dipende sempre dal formato che si utilizza, però indicare qual è il formato scelto. Un consiglio che un po' diciamo, purtroppo qui è l'egemonia anglosassone che è detta legge, però è bene usare un separatore decimale, il punto anziché la virgola, anche perché con i dati CSV la virgola spesso è considerata come il separatore. Nel contesto europeo in realtà noi preferiamo il punto e virgola come separatore, però ci stanno variazioni, quindi non è uno standard deciso. Però eviterei sempre di usare il separatore di migliaia, perché per il computer un valore, ma di fatto non lo è solo un fatto estetico. E per il riutilizzo è bene fornire la quantità necessaria dei dati, cioè né pochi ma neanche troppi, e seguire standard rilevanti e dire quali sono i standard che vanno seguiti, pulire i dati, cioè evitare duplicazioni, dati inutili, colonne vuote e quant'altro. Ok, vedo che ho finito praticamente il tempo. Nella pubblicazione poi potete vedere consigli molto utili e pratici su alcuni formati, un capitolo sui vocabolari di cui ho parlato prima e come fornire buona documentazione. Vi ringrazio e un buon proseguimento di giornata. Grazie Agar, grazie per aver ricordato un po' tutto il quadro di riferimento europeo ricordo a tutti che nei precedenti webinar potete trovare appunto degli interventi che fanno riferimento al contesto europeo, cui ovviamente anche il nostro paese si è adeguato sia dal punto di vista strategico che poi dal punto di vista, diciamo, più strettamente normativo attraverso le linee guida. Detto questo, andiamo a, come dire, a fare un carotaggio su un aspetto più di dominio, no? Se vogliamo, e quindi andiamo a vedere qual è il quadro del framework di riferimento europeo sulla parte di dati territoriali, e quindi facendo un approfondimento verticale su un ambito di dominio molto ben delineato. Per questo abbiamo Leonardo Donnaloia, a cui passo la parola. Attiva pure il microfono. A te. Sì, ecco. Mi sentite? Sì, perfetto. Vai. Allora, sì, grazie. Ugo, io supporto Agid attraverso Formats PA sulla tematica propria dei dati territoriali. Si tratta di dati che più volte vengono citati nelle linee guida Open Data, quindi anche richiamando poi la direttiva europea di riferimento. Vi parlerò di questo framework nazionale di interoperabilità per i dati territoriali che non è stato normato, diciamo, a livello nazionale, ma si tratta di una buona pratica che lo vedremo in fase di definizione di data model tematici riprende tutti i concetti poi espressi anche dalla collega Agar precedentemente. Prima di entrare però nel merito di questo framework nazionale di interoperabilità, visto che i partecipanti credo ci siano anche persone non esperte, diciamo, del dominio proprio dei dati territoriali o geospaziali, è opportuno fare alcune considerazioni appunto preliminari.
particolare nelle linee guida Open Data viene data la definizione di dato territoriale che vedete qui sulla sinistra. Quindi i dati territoriali sono definiti dal CAD come i dati che attengono direttamente o indirettamente a una località o un'area geografica specifica, e dopodiché si rimanda, quindi dalle linee guida Open Data si rimanda al CAD, il CAD rimanda alla direttiva Inspire, forse però la definizione più semplice è quella prevista dall'articolo 59 del codice dell'amministrazione digitale, dove per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata. Ovviamente entreremo nel merito di questa definizione andando più nello specifico. Quando parliamo di dati territoriali, quindi, per esempio, avendo come riferimento i punti di contatto di AGID, potrebbe essere un dato territoriale associare a quell'informazione la localizzazione della sede propria di AGID, quindi dare, delle coordinate geografiche X, Y, Z in un determinato sistema di riferimento, geografico, eccetera. In realtà vedremo che non intendiamo questo per dato territoriale o solo questo, visto che nella nostra logica, quindi nel discorso fatto precedentemente delle normative europee, quindi la direttiva Inspire e soprattutto le specifiche sui database geotopografici, la sede di AGID specifica deve essere rappresentata come un poligono, a sua volta composto da unità volumetriche che ne rappresentano appunto la volumetria, e questo poligono non può essere visto isolatamente, ma in un determinato contesto che è rappresentato ovviamente dagli altri edifici, dalle aree di circolazione veicolare e pedonale, dalle aree verdi e da aree attrezzate, eccetera, cioè da tutto ciò che rappresenta quell'ambito territoriale, quindi genericamente il territorio. In più, allo stesso edificio devono essere associate, nella nostra visione di dato territoriale, tutta una serie di informazioni strutturate, quindi in questo caso, per esempio, la tipologia edilizia, la categoria d'uso, lo stato e altri eventuali attributi, tipo il nome dell'edificio, se è un edificio sotterraneo o meno, se è di interesse storico, monumentale, eccetera. Quindi vediamo che si passa dalla semplificazione fatta nella descrizione dell'articolo 59 del CAD per dato territoriale a una struttura molto più complessa. Ed è proprio a questa che fa riferimento sia la linea guida Open Data sia tutto ciò che vedremo nel framework nazionale di interoperabilità. Proprio per governare, diciamo, questa complessità, diciamo, relativa ai dati territoriali, che a partire dal novembre 2011 è obbligatorio applicare per chiunque produca dati territoriali nell'ambito della propria attività istituzionale le specifiche di contenuto sui database geotopografici. Si tratta di un allegato tecnico, diciamo, quindi un modello logico allegato al decreto 10 novembre 2011, che tratta proprio nello specifico i dati geotopografici o territoriali e definisce appunto la modellazione della rappresentazione del territorio in sostituzione della tradizionale rappresentazione cartografica, quindi essenzialmente le CTR regionali. L'organizzazione di questa specifica di contenuto ha una struttura ad albero, costituita da strati, temi e classi, e in effetti l'oggetto che descrive la sede di AGID che abbiamo visto prima fa parte della classe edificio. Le specifiche prevedono per ogni classe una denominazione, quindi edificio in questo caso, un codice alfanumerico e numerico, che vedete qui EDIFC 020102, una definizione, una struttura di attributi anche con la definizione dei domini per gli attributi di tipo enumerato, una componente spaziale specifica, nel caso dell'edificio il poligono.
Relazioni e vincoli topologici fra gli oggetti, per esempio l'edificio è costituito da unità volumetriche, lo stesso edificio non può avere sovrapposizioni con altri edifici o con altri oggetti che partecipano alla copertura del suolo che appartengono ad altre classi, e definisce un insieme di obbligatorietà in linea con, diciamo, le regole tecniche definite anche a livello europeo ma anche nazionale. Lo vediamo per l'RNDT, per esempio. Quindi queste specifiche di contenuto rappresentano, definiscono un modello per la rappresentazione territoriale considerando tutti gli oggetti di base, cioè geotopografici. All'interno appunto di questa specifica estesa vengono definite appunto delle obbligatorietà, cioè un sottoinsieme di contenuti che le pubbliche amministrazioni devono produrre obbligatoriamente. I database geotopografici rappresentano poi un elemento fondamentale per la definizione dei sistemi informativi territoriali. Insieme all'organizzazione, quindi la pubblica amministrazione, la componente hardware e software, i dati, quindi, rappresentano, i dati territoriali rappresentano un elemento fondamentale. Tutto è poi funzionale alla produzione di servizi applicativi. Nel caso specifico dei dati territoriali non si parla solo dei servizi per i cittadini e le imprese, ma ovviamente anche dei servizi applicativi per la pubblica amministrazione, in maniera particolare per quanto riguarda la semplificazione dei processi amministrativi. I dati territoriali, sempre nelle linee guida Open Data, vengono richiamati, vi dicevo prima, più volte, sono considerati anche dati di elevato valore e questo lo vediamo anche nell'allegato 1 alla direttiva Open Data, che prevede appunto direttamente il geospatial come elemento relativo appunto direttamente rapportabile ai dati territoriali, ma lo vediamo poi anche in altre componenti. Quindi i dati di elevato valore sono queste sei categorie per l'allegato 1 alla direttiva Open Data. Tutti hanno dei riferimenti territoriali, uno ce l'ha direttamente geospatial, e altri tipo l'osservazione della terra e dell'ambiente, la mobilità, richiedono proprio l'informazione territoriale come elemento sostanziale. Dati territoriali li troviamo anche con riferimenti espliciti nei dati dinamici. Qui ora vi presento velocemente un esempio, un modello, un data model che abbiamo prodotto nell'ambito del framework nazionale di interoperabilità relativo all'illuminazione pubblica. E in questo caso, dopo aver definito il modello per gli oggetti geografici che rappresentano l'illuminazione pubblica, a questi sono collegati, in particolare al quadro elettrico, i dati dinamici, cioè dati che vengono aggiornati in maniera molto frequente, che in questo caso rappresentano i consumi energetici. Ciò detto, ora riprendendo anche i principi FAIR di cui vi ha parlato prima la collega Agar, i nostri riferimenti, proprio riferimenti per la definizione di questo framework di interoperabilità per i dati territoriali, sono da una parte ovviamente la direttiva ISPIRE, dall'altra appunto le specifiche di contenuto sui database geotopografici. Vengono ripresi, diciamo, essenzialmente gli stessi concetti, per esempio la gestione più efficiente dei dati, l'interoperabilità, la condivisione, la reperibilità, l'accesso e la fruibilità. Quello che abbiamo fatto quindi nella definizione di questo framework nazionale di interoperabilità è partire dalle specifiche di contenuto sui database geotopografici e allargando i domini specifici per alcune tematiche di interesse di altre pubbliche amministrazioni. Quindi partendo dal database geotopografico abbiamo prodotto la specifica SINFI, poi la specifica PEL-EP per l'efficientamento dell'illuminazione pubblica. Abbiamo fatto una proposta, diciamo, di modellazione anche per la specifica ANCSU, l'Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane. Abbiamo in corso l'attività di
modellazione dell'efficientamento energetico degli edifici, quindi il PEL edifici. Stiamo parlando anche di mobilità sostenibile, ma soprattutto nell'ultimo periodo abbiamo trattato anche il problema relativo alla pianificazione. Per tutti questi argomenti, il gruppo di lavoro, diciamo, di Agid non si occupa direttamente, non è esperto di dominio, quindi. Per quanto riguarda il SINFI non abbiamo competenze sulla banda ultralarga, così come non abbiamo competenze specifiche sull'illuminazione pubblica per quanto riguarda il modello PLP, ma forniamo semplicemente diciamo, supporto in fase di modellazione dei dati. Quindi le competenze rimangono ai responsabili di progetto, quindi per il SINFI in Fratelli Italia, che è una società partecipata del Mise, per il PLP ovviamente per la competenza di Enea, per l'ANCSU, Agenzia delle Entrate Istat, così come lo vedremo per la pianificazione, la competenza è dei contenuti, diciamo, è delle regioni, dei comuni e poi anche del Ministero per l'Ambiente e per la Sicurezza Energetica. Vediamo come procediamo quindi nella definizione di questi modelli tematici. Il nostro punto di riferimento, lo ribadisco ancora una volta, è rappresentato dai database geotopografici, dalle specifiche di contenuto sui database geotopografici. Quindi, quando abbiamo la necessità di fare un'integrazione di dominio, facciamo una prima verifica considerando se il contenuto che intendiamo modellare è già presente nella specifica estesa sui database geotopografici. In questo caso il nostro processo, appunto, si conclude. In caso contrario, facciamo un'ulteriore verifica, cioè verifichiamo se il contenuto che intendiamo modellare è rapportabile, diciamo, alla struttura ad albero prevista dalle specifiche sui database geotopografici. In caso affermativo, ovviamente, facciamo questo accorpamento, in caso negativo, andiamo avanti e integriamo un nuovo strato, un nuovo tema, altre classi alle specifiche di contenuto sui database geotopografici. Vediamo brevemente i tre passi, quali sono le casistiche. Vi dicevo che è prevista una specifica estesa per i database geotopografici all'interno della quale poi sono definite delle obbligatorietà, che sono rappresentate da queste P che vedete qui in corrispondenza di ogni contenuto. Se per esempio il nostro sistema informativo territoriale ha la necessità di utilizzare dei dati relativi alla mobilità sostenibile, quindi in questo caso il grafo degli elementi ciclabili, questo contenuto è già previsto dalle specifiche sui database geotopografici nella specifica estesa. Quindi posso utilizzare la specifica nazionale, andando a definire delle obbligatorietà che mi interessano direttamente. Quindi posso personalizzare la specifica nazionale sulla base di quello che appunto voglio ottenere direttamente per il mio sistema informativo territoriale. Quindi semplicemente vado a definire le obbligatorietà per i contenuti che mi interessano e che non sono obbligatori nella specifica nazionale. Lo step 2 che vi dicevo prima consiste nell'andare a integrare i contenuti che mi interessa approfondire utilizzando la stessa struttura prevista dalle specifiche sui database geotopografici. Questo ve lo già accennavo prima, l'abbiamo fatto sia per la proposta di specifica ANCSU, Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane, sia per quanto riguarda i progetti SINFI e PEL. In particolare, per esempio, per il SINFI non abbiamo fatto altro che il SINFI, brevemente, è il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, che ha come obiettivo la diffusione della banda ultralarga sul territorio nazionale, gestito dal Mise. E in questo caso la necessità che aveva il progetto specifico era un dettaglio delle reti di sottoservizi che sono già presenti
contenute nella specifica nazionale sui database geotopografici. Quindi non abbiamo fatto altro che arricchire i contenuti già previsti nella specifica. Lo stesso discorso è stato fatto per il progetto PEL-IP di competenza Enea, aggiungendo un tema specifico relativo appunto all'illuminazione pubblica. Rimanendo in questo contesto, quindi questo è uno schema semplificato del modello che abbiamo creato per il PEL illuminazione pubblica. In questo caso ovviamente l'obiettivo è l'efficientamento energetico legato alla componente specifica dell'illuminazione pubblica. Il terzo caso possibile, dove non è possibile applicare, diciamo, i processi definiti nelle slide precedenti, andiamo a integrare il contenuto che intendiamo modellare come nuovo strato, temi e classi. Questo è un esempio rappresentato dal lavoro che abbiamo in corso con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Umbria e i comuni del cratere, diciamo, dell'ultimo terremoto dell'Italia centrale, quindi dei comuni che rientrano in questo cratere. Velocemente, per quanto riguarda quest'ultimo processo, siamo nella fase di passaggio dati che la regione in questo caso intende modellare. È il passaggio nella verifica di conformità nelle regole tecniche sui database geotopografici. Quindi stiamo definendo la struttura, le componenti spaziali, le definizioni e le relazioni con altri contenuti del DBGT. Tutto ciò che produciamo lo facciamo utilizzando proprio nella logica della qualità che veniva indicata nell'intervento precedente, utilizzando gli strumenti della GeoML Methodology, quindi a partire dal GeoML Catalog fino alla validazione con il GeoML Validator. Questi strumenti ci permettono di creare anche dei modelli implementativi, quindi di fare delle scelte anche sui formati che vengono definiti per ogni modello. Tutto questo appunto è il framework nazionale di interoperabilità che mette insieme sia le pubbliche amministrazioni, diversi livelli di pubbliche amministrazioni che hanno appunto in questo framework di interoperabilità lo stesso linguaggio di riferimento, ma nello stesso tempo questo approccio ci permette di aumentare la qualità dei dati che sono documentati, sono rigidamente definiti. E soprattutto che possono essere proprio nella gestione, diciamo, fra le diverse amministrazioni, possono aumentare la qualità relativa agli aggiornamenti e alla completezza dei contenuti. Tutto quello che viene prodotto viene poi documentato nel sistema di registri Inspire. Anche in questo caso vedete un collegamento diretto con i vocabolari controllati citati dalla collega precedentemente. In conclusione, ho fatto un po' una corsa per rimanere nei tempi, ovviamente tutto ciò che stiamo producendo, quindi se vogliamo un database geotopografico integrato con domini specifici, aumenta proprio il livello di qualità di questi dei dati territoriali in genere. Questo framework di interoperabilità, infatti, diciamo, rende possibile la conformità agli standard nazionali e europei di riferimento, ma soprattutto ci permette di diffondere le integrazioni attraverso appunto il sistema di registri Inspire e definire dei modelli, ben strutturati, nel senso che per ogni modello è previsto una specifica di contenuto in linguaggio naturale, quindi in PDF, è prevista la possibilità di generare delle specifiche di contenuto in formato SCS, è prevista la possibilità di generare e documentare dei modelli fisici, quindi modelli implementativi specifici, è prevista la possibilità di automatizzare anche il livello di validazione dei dati una volta che i modelli fisici vengono popolati e diciamo ci permette di creare appunto dei servizi applicativi per
per la semplificazione sia dei processi amministrativi sia per rendere effettivamente aperti e interoperabili i dati. Tutti questi principi sono citati sia nel PNRR, sostenere l'interoperabilità per migliorare la qualità dei servizi pubblici e valorizzare il patrimonio informativo della pubblica amministrazione, sia soprattutto da Inspire e dal piano triennale, oltre che ovviamente dal FAIR, dai vocabolari controllati di cui vi parlava prima la collega Agar. Tutto ciò ovviamente per il dominio specifico relativo ai dati territoriali. Bene, grazie, grazie Antonio, grazie Io ho concluso delle e vi slide, ringrazio. dell'illustrazione. Ci sono delle domande che sono state pubblicate in chat. Ora vedi tu se riesci a rispondere oppure ti preferisci tenerti qualche minuto, ci prendiamo qualche minuto al termine per rispondere a queste domande, ma sono domande molto di dominio, per cui vedi tu se riesci a rispondere nella chat di gruppo. Passiamo ora all'ultimo intervento, quello di Maura Montironi dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che ci illustra un po' questa nuova attività della costruzione della community nazionale su rete digitale e un po' tutte le iniziative, come dire, le attività che si vogliono mettere in campo per appunto creare ingaggio e, no, supportare e aiutare le amministrazioni in questo percorso. Maura, se riesce ad attivare la webcam e il microfono. Buongiorno, buongiorno a tutti, ho attivato A te la webcam e parola. microfono, spero che mi sentiate. Sì, ti sentiamo un po' male, però va Scusate, bene, oggi proviamo. sono un po' raffreddata. Ecco, Eccomi, spero che meglio, adesso mi meglio. sentiate meglio. Sì. Appunto, mi chiamo Maura Montironi, lavoro all'Agenzia per l'Italia Digitale nell'area coordinamento iniziative per la PA e in particolare coordinamento iniziative nel servizio coordinamento iniziative per la pubblica amministrazione locale. Da sempre l'Agenzia, ma anche il CAD, riconoscono un grande valore al responsabile per la transizione al digitale e l'ufficio per la transizione digitale, che sono previsti dall'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale. Il decreto legislativo 82 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, che vengono appunto individuati come i soggetti, quindi il responsabile e l'ufficio, preposti a garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, così come definita a livello centrale, ma soprattutto per realizzare la transizione alla modalità digitale e i processi di riorganizzazione interni alle amministrazioni. Appunto, per realizzare un'amministrazione digitale aperta, servizi di qualità e facilmente utilizzabili e migliorando l'efficienza e l'economicità dell'azione pubblica. Quindi viene richiesto a tutte le pubbliche amministrazioni di individuare un ufficio dirigenziale generale preposto a queste attività, coordinato dal responsabile per la transizione al digitale, che come prima citava anche il collega Rotundo, anche in ambito di open data e di dati aperti, ha compiti molto importanti. I riferimenti dei responsabili per la transizione al digitale da parte di ogni amministrazione vanno inseriti nell'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione ge ge dei gestori di pubblici servizi e ogni amministrazione quindi è tenuta alla nomina di questo responsabile per la transizione al digitale. Una circolare del 2018 del Dipartimento Funzione Pubblica, la numero 3, ma anche il codice dell'amministrazione digitale stesso, prevedono anche la possibilità di, per le piccole amministrazioni o per alcune categorie di amministrazioni, di procedere anche a una nomina in forma associata di questo responsabile. L'Agenzia per l'Italia Digitale
sin da subito ha supportato l'azione di questi responsabili per la transizione al digitale e dei loro uffici, e in particolare promuove la creazione di una rete dei responsabili per la transizione al digitale e un insieme di iniziative formative e informative, come anche questo ciclo di webinar, a supporto dei responsabili e di tutti coloro che nelle amministrazioni partecipano al processo di trasformazione digitale. E inoltre l'amministrazione può anche l'amministrazione, quindi l'agenzia, mette a disposizione anche strumenti e aree di collaborazione che ora andremo a vedere, sempre per favorire le attività connesse alla realizzazione della trasformazione digitale. La visione dell'agenzia è quindi quella di stimolare, da un lato, stimolare le amministrazioni a individuare al proprio interno il responsabile per la transizione al digitale, rafforzare il ruolo di questi responsabili per la transizione al digitale, creando un sistema condiviso di obiettivi e ove possibile, favorendo anche la nomina in forma integrata per i piccoli comuni, avviare iniziative come quella che stiamo anche svolgendo, di formazione e valorizzazione delle conoscenze, delle competenze, dei responsabili e di tutto il personale chiamato a favorire la trasformazione digitale all'interno dei propri enti, e innescare quindi processi di collaborazione e promuovere processi di coordinamento fra le pubbliche amministrazioni. Sin dal 2020, quindi da una delle prime edizioni del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, era prevista l'attivazione di una piattaforma di community per i responsabili per la transizione digitale. Ed infatti si è così provveduto, e dal 2020 è disponibile a questo indirizzo che vedete qui riportato una piattaforma di community che si chiama appunto Rete Digitale, a cui possono partecipare i responsabili per la transizione digitale, i membri degli uffici transizione digitale, nonché anche gli operatori che si occupano di questi temi, d'intesa ovviamente con il responsabile della propria amministrazione. All'interno di questa piattaforma di community noi mettiamo a disposizione delle notizie di interesse, nonché degli spazi di community, e adesso vi andrò in particolare ad illustrare quelle di maggior interesse per chi si occupa di dati aperti. Mettiamo a disposizione i documenti e una sezione eventi, oltre che una rubrica in cui è possibile, da un lato, avere informazioni su tutte le iniziative formative e informative messe a disposizione, e dall'altro prendere contatto con i colleghi di altre amministrazioni che magari si occupano degli stessi temi di nostro interesse. Qui vedete il calendario disponibile nella sezione eventi. E appunto all'interno di questa piattaforma di community, la piattaforma Rete Digitale, trovate appunto degli spazi di incontro e collaborazione che sono caratterizzati da canali di informazione, di condivisione e di approfondimento, e anche di network su specifici temi e pratiche. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle amministrazioni e degli operatori che in esse lavorano, appunto, degli spazi utili e degli strumenti che possano favorire le attività a cui sono chiamate. Quindi le community vogliono favorire i processi di cambiamento e innovazione nelle pubbliche amministrazioni, rafforzare su tematiche specialistiche, gli RTD, i membri dei loro uffici e il personale coinvolto nell'attuazione dei processi di trasformazione digitale, ma anche consolidare il ruolo degli stessi responsabili e promuovere e diffondere modelli organizzativi e operativi degli stessi uffici, e favorire inoltre i processi di coprogettazione e scambi di pratiche, come vi diceva prima già il collega Antonio Rotundo. Questo sarebbe già potuto accadere nei giorni scorsi, può accadere in materia di open data, realizzare attività laboratoriali e comunque creare gruppi di lavoro dedicati a specifiche tematiche o categorie di operatori pubblici. All'interno della piattaforma al momento sono già presenti alcune comunità tematiche o territoriali. Ad esempio, vedete la Rete Digitale Puglia e una community
territoriale rivolta ai responsabili per la transizione al digitale della Regione Puglia e in particolare promossa e gestita dalla stessa Regione Puglia come luogo di incontro e scambio con i responsabili delle amministrazioni del territorio. Oppure ci sono comunità tematiche che ruotano intorno a temi specifici, come potete vedere, quella dati open data o quella dedicata all'informazione geografica. Per iscriversi alla piattaforma di Community, come riportato nella pagina di login, a cui si accede cliccando dal tasto in alto Accedi nell'home page della piattaforma, basta scrivere e mandare una mail a rtd@agid.gov.it in cui il responsabile per la transizione al digitale richiede di iscriversi o può richiedere l'iscrizione per i membri del suo ufficio o i colleghi coinvolti nei processi di trasformazione digitale che magari non fanno parte del suo ufficio, indicando nome, cognome, codice fiscale per poter consentire l'accesso tramite SPID alla piattaforma, ente di appartenenza e indirizzo di posta elettronica. All'interno di questa piattaforma di community, con l'obiettivo di fare rete, appunto, sono già disponibili le community nazionali in materia di open data. In particolare abbiamo la community informazione geografica, la community dedicata a dati e open data, ed entrambe queste due community sono community aperte, quindi tutti gli iscritti alla piattaforma possono partecipare ai lavori in esse promossi, nonché partecipare alle discussioni tramite il forum con i colleghi in esse iscritte o visualizzare i documenti o leggere le notizie relative, e più una nuova community, stavolta ad accesso ristretto, riservato sui cataloghi open data. Vi vado a illustrare le tre community. La community informazione geografica, come vi dicevo, che è una community di tipo aperto e di livello nazionale, quindi aperta a tutti gli interessati a livello nazionale, ha proprio gli obiettivi di accrescere la competenza, la consapevolezza sul tema dei dati territoriali, definire strumenti, azioni e interazioni per supportare gli RTD, i collaboratori e tutti coloro che si occupano di dati geografici sul territorio e nelle amministrazioni, accompagnare i settori interessati delle amministrazioni di riferimento a implementare le regole tecniche sui dati territoriali, ma soprattutto, per noi è molto importante, consentire a tutti gli interessati e agli operatori di settore di partecipare alle discussioni e fornire contributi sulle attività che vengono svolte anche a livello nazionale e comunque contribuire sulle specifiche tecniche, ad esempio sull'illuminazione pubblica, al popolamento del repertorio nazionale dei dati territoriali e alle attività connesse, all'integrazione dell'RNDT e del portale nazionale dati aperti e anche a fornire contributi sull'uso dei dati geografici per lo sviluppo di progetti di smart cities. All'interno della piattaforma di community rete digitale, come vedete, potete visualizzare già la community informazione geografica e richiedere l'iscrizione. Una volta che sarete iscritti alla piattaforma di community, avrete fatto quindi richiesta di iscrizione e vi sarà stata avrete ricevuto risposta da parte dell'agenzia in tal senso, potrete entrare e dopo aver effettuato il login, cliccare su iscriviti alla community e sarete iscritti alla stessa. La community invece dati e open data è l'altra community di tipo aperto e di livello nazionale in materia di dati open data già a vostra disposizione all'interno della piattaforma Rete Digitale. In questo caso, gli obiettivi sono appunto quello di accrescere la consapevolezza degli RTD e degli operatori sul tema dei dati, in particolare dei dati aperti, condividere materiali, documenti ed esperienze progettali e innescare attività di collaborazione tra amministrazioni che si trovano spesso a realizzare esperienze simili e dal confronto vengono sempre bene, sempre fuori delle ottime opportunità di collaborazione e anche accompagnare le attività di tavoli di lavoro con le amministrazioni interessate. Ad esempio, come già saprete, vi è stato già illustrato anche in webinar precedenti,
le linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 36 del 2006, che appunto sono in fase di finale e sono nelle fasi finali del processo di adozione secondo quanto previsto dall'articolo 71 del CAD, sono appunto state realizzate utilizzando come strumento questa piattaforma per il confronto con le amministrazioni ed acquisire contributi sin dalla fase di prima predisposizione delle stesse. E anche in questo caso potete fare richiesta di iscrizione alla community Data e Open Data dopo aver effettuato l'accesso, quindi login con le vostre credenziali nella piattaforma Rete Digitale, cliccando sul tasto Iscriviti alla community. Come sapete, Agid gestisce anche il portale nazionale dei dati aperti della PA, disponibile all'indirizzo dati.gov.covit, che è il riferimento nazionale per la documentazione e la ricerca dei dati aperti della pubblica amministrazione. È il punto di accesso nazionale per i metadati e dei dati aperti e di solito i dati presenti nel portale derivano dalla raccolta, quindi dall'harvesting, dai cataloghi locali e o di altre amministrazioni. Questa è la pagina del portale nazionale che sicuramente conoscete benissimo e appunto Agid intende promuovere la creazione di una sottocommunity chiamata Cataloghi Open Data, appunto rivolta e dedicata ai referenti dei cataloghi open data delle amministrazioni italiane. Quindi vogliamo creare un luogo di condivisione di esperienze, pratiche, ma anche di criticità che vengono riscontrate nell'attività quotidiana di gestione e alimentazione dei cataloghi, al fine di trovare insieme soluzioni e approcci validi da mettere a fattor comune per tutti. Quindi abbiamo creato questa sottocommunity della community Dati Open Data, che però, nel caso specifico, questa sottocommunity Cataloghi Open Data vuole, essere riservata ai referenti dei cataloghi Open Data delle amministrazioni. Quindi i referenti dei cataloghi Open Data delle amministrazioni sono invitati, qualora non fossero già, iscritti alla community open data o comunque in generale alla piattaforma di community rete digitale, tramite i responsabili per la transizione al digitale degli enti di appartenenza, di chiederci, scrivendo una mail a rtd@agid.gov.it, l'iscrizione alla piattaforma e quindi alla sottocommunity cataloghi open data. Vi dicevo appunto che l'iscrizione a questa community, quindi può essere richiesta semplicemente mandando una mail all'indirizzo che appunto vedete anche riportato nella chat, e in particolare i referenti dei cataloghi Open Data sono invitati anche a chiedere l'iscrizione a questa sottocommunity. Da parte nostra, l'agenzia, manderà comunque un'email di remind con queste istruzioni ai referenti dei cataloghi Open Data con cui è già in contatto. Qualora invece voi foste referenti di cataloghi Open Data e non foste ancora in contatto con noi direttamente, assolutamente potete chiedere l'iscrizione senza alcun problema scrivendo rtd@agid.gov.it d'intesa col responsabile per la transizione del vostro ente. La sottocommunity dei cataloghi Open Data, a sua volta, come tutte le community presenti nella piattaforma, contiene spazi di discussione, quindi forum di discussione in cui tutti i partecipanti possono condividere con i colleghi e con l'agenzia i loro pensieri, le loro riflessioni, ma anche esperienze, pratiche o anche criticità che stanno riscontrando per trovare soluzioni comuni, documenti di interesse sul tema di riferimento della community stessa e notizie. Quindi vi invitiamo a partecipare con noi e a creare questa rete e a partecipare alla rete, che abbiamo messo in campo tramite la piattaforma Rete Digitale. E quindi vi ringrazio, vi lascio qui i nostri riferimenti e rimango a disposizione. Grazie. Grazie Maura, grazie. Abbiamo ricevuto una domanda che probabilmente hai già affrontato, hai già illustrato un po' una risposta tra le righe,
Pierluigi Cara ti chiede in particolare, chi non lavora direttamente presso un ufficio RTD, ma è in un servizio di informatica di una PA, può registrarsi alla community rete digitale? Allora, sì, quello che noi vi chiediamo, appunto perché si tratta di uno spazio che vuole essere anche protetto, dedicato agli operatori di settore, di iscriverci, quindi farci richiesta di iscrizione alla piattaforma, previo contatto con il responsabile della transizione digitale della vostra amministrazione. Trovate sull'indice delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi i riferimenti nell'ambito della sezione dedicata alla vostra amministrazione. Qualora non lo conosceste, del responsabile per la transizione al digitale della vostra amministrazione, e quindi ovviamente per opportuna conoscenza scriverci, ma d'intesa col vostro responsabile per la transizione al digitale. Sono i benvenuti tutti coloro che si occupano di questi temi. Quindi comunque, ok, grazie, comunque un link e un riferimento all'RTD è comunque indispensabile, insomma, anche se non, come dire, il referente non fa parte di quell'ufficio, di quel gruppo di lavoro, eccetera, però diciamo un link è assolutamente indispensabile. Bene, Sì. grazie, grazie della risposta. Non mi sembra abbiamo altre domande per te che ci hanno scritto in chat. Abbiamo viceversa avuto delle domande per Leonardo Donnaloia, mi sembra che però le risposte siano state pubblicate sia da Antonio che da Leonardo direttamente in chat. Diversamente pubblicheremo le risposte alle domande e pubblicheremo direttamente nella pagina Eventi PA le risposte in un documento che pubblicheremo sulla piattaforma. Non mi sembra di avere altre domande, quindi direi che a questo punto possiamo concludere il webinar in questo momento. Io vi ringrazio, vi ricordo che abbiamo appunto in cantiere la progettazione di nuove iniziative di formazione, di webinar a partire dai primi giorni del prossimo anno, proprio con un taglio strettamente operativo, come ci ricordava Antonio, come vi ricordava Antonio, proprio per accompagnare l'attuazione delle nuove linee guida. Siamo ancora in fase di progettazione, quindi diciamo che sicuramente ai primi giorni del prossimo anno riceverete, insomma, collegandovi sulle pagine 20PA potrete notare e visionare un po' tutto il programma delle nuove iniziative di formazione. Detto questo, vi ringrazio, vi auguro buone feste, buona pausa natalizia. Ringrazio tutti i partecipanti e i relatori che sono intervenuti alla giornata e al webinar e vi ringrazio. Ricordo che nel primo pomeriggio saranno disponibili probabilmente le registrazioni e i materiali presentati nell'arco della mattinata. Grazie di nuovo a tutti, una buona giornata e a presto con le prossime iniziative di formazione Agid e Formez. Grazie e a presto. Un saluto a tutti.